Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Può Dio diventare uomo? Buongiorno a tutti. In questo venerdì della quinta settimana di Quaresima, il Vangelo ci porta a fare questa domanda. Ma può Dio diventare uomo? Volevano lapidare Gesù perché lui si diceva figlio di Dio. Anche se lui si faceva vedere attraverso i suoi miracoli, le sue parole, la sua guarigione, lui che ci donava la salvezza, il suo sguardo di misericordia, non bastava. Ecco, sì, Dio può diventare uomo e lo fa perché, come abbiamo visto nel Vangelo odierno, l'uomo è incapace di conoscere Dio da solo. Dio quindi decide di diventare uomo, di venire lui stesso per mezzo di Gesù Cristo, a rivelarci il suo amore, a donarci la salvezza. Cristo, con la sua presenza nel mondo e in mezzo a noi, ci rivela che l'uomo può essere salvato, che l'uomo può essere come Dio quando imparerà ad amare di modo incondizionale. Quindi chiediamo al Signore in questo giorno la grazia di non agire spuntando il dito o cercando una vita che risalta al negativo, ma di guardare nelle briciole della nostra vita odierna la storia della salvezza, le briciole della presenza di Dio nella nostra storia. Quali sono stati i segni concreti di amore di Dio che Dio ha messo nella tua vita? Sei in grado di riconoscere la presenza di Dio nella tua storia? Sei in grado di far memoria della bontà, della misericordia, dell'amore di Dio nella tua vita? Ecco, oggi siamo chiamati a notare non più le cose negative, ma puntare su quelle positive. Di cercare non più di dividerci, ma di unire. Non più di guardare le cose che non vanno, ma di pensare alla soluzione, o meglio, di costruire soluzioni perché le cose possano camminare al meglio nella nostra vita. Qual è la buona notizia che vai portare oggi agli altri? Gesù è venuto sulla terra per salvarci. Lui è venuto per te, per darti la vita in abbondanza. E si rivela nella tua storia, nella tua vita. Lui si fa presente e che oggi possiamo chiedere al Signore la grazia dello Spirito Santo di accoglierci della presenza di Dio nella nostra storia, dentro noi, nelle briciole della nostra quotidianità. Ti auguro ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore e che la presenza di questo Dio che si è incarnato per amor tuo possa riempire la tua vita di una gioia indicibile. Pace e gioia a tutti.